Dopo il nutriente e articolato e emozionante anche intervento di Marina, ringrazio Giovanna di aver accolto l'invito a entrare in dialogo con Marina. Dire respondant o discussant, proprio entrare in dialogo attraverso la sua esperienza. E anche l'esperienza di Giovanna è un'esperienza di tanti, tanti anni di lavoro, sia come clinica, ma anche di grande impegno nel sociale. Non ultimo, no, il gruppo, essere parte di questo gruppo a Milano, Restiamo Umani 2. E io ricordo una conversazione penso fosse il 2017 a Berlino, nel simposio Gasi, dove durante un pranzo conobbi per la prima volta Giovanna e parlammo a lungo, no, di questa passione per gli interventi nel sociale e nella comunità. Giovanna è psicoanalista, gruppo analista, membro ordinario della Società Psicoanalitica Italiana e dell'International Psychoanalytic Association, è membro Gasi e membro ACPA, già vicepresidente COIRAC, già presidente APG, Associazione Psicoterapia di Gruppo di Milano, e socio onorario del laboratorio di gruppo analisi. Già presidente dell'Associazione Europea di Analisi Transculturale di Gruppo, EATG. Quindi Giovanna, che ha viaggiato fisicamente, mentalmente, gruppalmente tra l'Italia, l'Europa e il mondo, direi, no? E nel suo entrare in dialogo con Marina, queste sue multiple appartenenze si intrecciano sapientemente. Giovanna, a te la parola. Beh, come dicevo, buonasera a tutti, spero che mi sentiate. Io non vi vedo del tutto bene, ma se voi mi vedete è come se fossimo in dialogo visivo. Dunque, io devo dire che ho cercato di essere abbastanza breve in questo mio intervento, immaginando che l'intervento di Marina, che saluto e ringrazio per le gentili care parole, soprattutto per l'amicizia che ha rinnovato con questo essere qui con noi, che questo intervento avrebbe dovuto essere un po' diverso da quello così profondo e appassionato che ci ha lei dato, con una scientificità e correttezza scientifica e tecnica fantastica, oltre che passionale, oltre che estremamente emotiva nel trasmettere quanto sia difficile superare gli eventi traumatici. Adesso comincio a leggere io il mio intervento in modo da cercare di stare nella mezz'ora che abbiamo detto e non farvi tirare il collo oltre. Cari colleghi COIRAG, cari giovani colleghi e sopra, cari iscritti a questo evento, mi rivolgo all'inizio del mio intervento soprattutto a coloro che non ho conosciuto di persona e non mi hanno conosciuto. Sono molto grata a voi tutti, alla COIRAG, a Silvana Cohen, per aver reso attuale e ricambiato con questo invito il legame che mi ha sempre unito alle mie origini. Dai tempi nei quali i lungimiranti padri fondatori e madri fondatrici delle associazioni italiane di analisi di gruppo vollero appunto formare una consociata unica, quella che oggi è la COIRAG, ma ai tempi ci fu un lungo processo di formazione. All'inizio del processo era soltanto l'unione, si riferiva soltanto al confronto e alla ricerca scientifica. Si estese però fino a creare una scuola di psicoterapia di gruppo e da quel progetto nacque la Confederazione COIRE, confederazione che ha dato vita appunto all'evento che voi state vedendo e ascoltando. Quindi fu poi la decisione di creare la scuola, quella che creò la COIRAG, mi pare nel 93, vero Silvana? L'associazione? Poi ho collaborato per molti e molti anni nella COIRAG con i colleghi di tutte le consociate, questa è stata una piacevolissima esperienza. E ne servo ricordi gradevolissimi. Dalla nascita, per molti e molti anni, ho preso parte alla co-creazione, partecipazione e elaborazione con colleghi di tutte le consociate del workshop COIRE, un workshop annuale che offriva a tutti gli studenti e docenti delle consociate
di fare esperienza comune sul campo della ricchezza delle diverse teorie e prassi gruppali della Coirag. Poi, e certamente l'esperienza Coirag è stata di stimolo, vennero gli interessi per l'approfondimento della transculturalità e dell'interculturalità. Il mio progetto europeo derivava da un autentico desiderio di conoscere sul campo come diverse culture europee declinassero diversamente le prassi gruppali. Dal mio interesse per la transculturalità trovai molto di più che una risposta, ho trovato quello che ora mi racconto. Lentamente il baricentro delle mie frequentazioni si spostò verso le associazioni europee e internazionali e inevitabilmente mi allontanai dalla Coirag, non senza sentirne la lontananza e la mancanza. Sono quindi doppiamente felice di questo invito dalla Coirag, che ringrazio profondamente anche perché mi consente di riprendere il legame con tutti voi e di approfondire il legame con Reflective Citizens di Marina Mojović e Emanuela Sattari. L'appassionata relazione di Marina, infatti, il suo rigore scientifico nell'esplorare il lavoro della mente e del cuore degli umani per comprendere e definire il senso della parola trauma, l'universalità del trauma come un fatto della vita, per tutti gli umani e per sempre da allora, ho ripreso da qui dalle citazioni della relazione di Marina. Mi è piaciuta moltissimo questa cosa. Per sempre, la definizione del trauma che lei ci cita, che è proprio questa, no? Che ha per sempre e da sempre, esiste e accompagna l'umanità. Ci ha consentito di condividere i suoi studi e le sue ricerche, quelle da lei pubblicate, a partire non solo dagli anni dal 2005 si sono intensificate, ma da sempre, e ci ha incoraggiato e ci incoraggia con Spirali di Luce, Bernard Cohen, rendendoci ancora più consapevoli del valore che i nostri strumenti scientifici hanno non solo per i nostri pazienti, ma anche per l'intera collettività umana. L'universalità del trauma è il tema della sua riflessione con noi. Il trauma come fatto della vita, come fatto relazionale, sociale, a volte imprevisto, incidente, a volte per nulla casuale, a volte invece casuale, a volte sottovalutato, a volte addirittura intenzionalmente ignorato, evento che da sempre ha ferito profondamente e colpito l'umanità. Da sempre, per sempre. Ora infatti la relazione di l'annichilimento causato alla vittima, il fallimento delle difese, dei rifugi interni che ne consentono il parziale occultamento della memoria cosciente, ma anche le possibili elaborazioni. Ma i rifugi interni che permettono alla memoria e alla coscienza di seppellire i ricordi dolorosi privano l'individuo di risorse psicologiche indispensabili alla continuità dell'essere. Rifugi ben nascosti alla propria memoria, alla propria coscienza, alla propria memoria cosciente, alla visibilità, ma anche i social site pubblici, quelli esplorati con continuità non solo da Marina Mojović, ma da moltissimi psicoanalisti inglesi e francesi, così occultati e resi irricibili a sé e alle relazioni psicosociali, anche agli italiani per la verità l'hanno esplorati non poco, e alle relazioni psicosociali, essi provocano danni psicologici relazionali e danni alla collettività. Ma i traumi non sono solo eventi portatori di lutti. Ci incoraggia Marina, fornendoci anche elaborazioni portatrici di autentici spirali di luce. La relazione di Marina Mojović, infatti, esplora il lavoro della mente e del cuore degli umani per comprendere il senso e il significato della parola trauma. L'ho voluto riprendere questo, perché mi è parso una definizione particolarmente felice e molto sintetica di quella della drammaticità del senso della parola trauma, come risuona così come risuona a noi.
ma soprattutto ci indica come le nostre competenze gruppo analitiche siano preziosi strumenti scientifici per consentirne l'elaborazione, di cui ci fornisce testimonianza clinica. A proposito del trauma, tema della relazione di Marine, mi fa piacere comunicare che finalmente e solo di recente, qui avevo fatto un inciso che naturalmente avremo modo di commentarlo nel dibattito e dopo, perché il tempo ovviamente qui era insufficiente per una risposta minimamente adeguata da un punto di vista scientifico. A proposito del trauma, tema della relazione di Marina, mi fa piacere comunicare che finalmente e solo di recente abbiamo a disposizione raccolti in un unico volume gli innumerevoli scritti di Silvia Amati Sassi, psicoanalista italo-argentina. Silvia, per molti anni, si è presa cura nel suo studio di vittime di torture. Scritti di Pichon Rivière, Huguet, René Caes, José Blecher e molti altri che l'hanno ispirata, e molti altri, ho tirato una pagina, pur in presenza di diverse teorie scientifiche l'uno dall'altro, relative a tutte, esploravano la dipendenza del bambino dall'ambiente in cui vive. Tutte hanno consentito a Silvia di formulare il suo pensiero a partire dalla indifferenziazione primaria, e questo tra virgolette, posizione che comunque consente al neonato di depositare nell'ambiente circostante le sue angosce, ricevendone in cambio il senso di protezione e di sicurezza. La straordinarietà di questo approccio è soprattutto, secondo me, il fatto che hanno dato un grandissimo valore al contesto sociale, che a sua volta, no, risponde in qualche modo accanto alla risposta del genitore, dando al bambino la sicurezza che il bambino richiede, no? E in cui, depositando in loro le angosce, le paure, i piccoli traumi dell'infanzia, i terrori notturni, e tutto quello che conosciamo dalla storia universale e dalla nostra. Amati Sass, nel corso delle sue cure alle vittime di tortura, è arrivata a formulare la teorizzazione che infatti il mondo psichico della vittima, in preda al terrore, alla violenza, alla tortura, all'isolamento, perché naturalmente vengono isolati, no? Si trovano isolati e soli in situazioni di assoluta violenza, regredisca e, ritornando ad una situazione di indifferenziazione simile a quella dei bambini alla nascita. Ma a differenza delle risposte dei caregivers che sviluppano sicurezza e di un ambiente intorno che conferma il senso di protezione e le di cui hanno bisogno, le risposte dei torturatori invece e dell'ambiente, cioè probabilmente di nessuno, perché i torturatori isolano naturalmente i torturati, ma comunque stabiliscono un vincolo simbiotico di, tra virgolette, adattamento a qualsiasi cosa. Questa è una citazione diretta dai molti lavori che Amati Sass ha fatto, ed è una citazione a cui è particolarmente intensa, perché è un adattamento a qualsiasi cosa, a qualsiasi ambiente ci sia, perché è l'unico che è intorno a noi. Addirittura un vincolo di fiducia, dice Silvia Amati, verso l'ambiente e verso l'unica presenza umana che è spesso disponibile. Regressione che non consente quindi alle vittime di riconoscere il segnale di allarme presente nella situazione di estrema minaccia che sta vivendo. Questo è un piccolo saggio del lavoro di Silvia Amati, ma penso che a proposito del trauma sia molto interessante per voi vedere anche questa scuola sudamericana che anche Marina ha citato e da cui si ispira molto anche Silvia Amati con la sua molto originale teorizzazione. È un po' lungo forse, ma volevo raccontarvi come, ritornando al mio progetto europeo invece, come
siano state importanti le esperienze che io ho poi fatto, appunto, andando a vedere come, cosa accadesse nei gruppi in Europa, a cominciare a partire dal GASI all'inizio, poi AGP e soprattutto alle ASGA, che era European Association Transcultural Group Analysis, o Associazione Europea Analyst Transcultural Group. È interessante perché era un gruppo, era un'associazione che è stata creata da grandi psicoanalisti europei che si sono messi insieme. Sono Jean-Claude Rouchy, Malcolm Pines, Kaes, e basta dirvi per cominciare, hanno pensato che dovessero unire le loro forze e le loro teorizzazioni perché l'Europa ne aveva bisogno e perché il mondo ne aveva bisogno. I workshop europei furono all'inizio fondamentali nella mia vita professionale, sono state e non solo. Di questa esperienza vi voglio raccontarvi un particolare che secondo me inaspettatamente interessante, perché irripetibile e inimmaginabile, che io lo dimentichi a distanza di molti, molti, molti anni, perché qui siamo negli anni, all'inizio dei 90, 85-90, quindi dovrebbero essere memorie che con le centinaia, migliaia di gruppi che noi abbiamo fatto potrebbero essere un po' dimenticate, non lo sono state. I workshop e ASGA dell'Associazione Analisi Transculturale, e qui vi nomino anche per il ruolo di lontana ma comune radice di altre attuali associazioni europee odierne, come ci siamo dette di recente proprio con Marina Mojovic. Quasi un comune legame attraverso cari colleghi e ASGA che oggi sono anche membri di Reflective Citizens, come Kurt Usman e altre tantissime persone che appunto hanno fatto come da trade union, hanno portato per esempio a me indicazioni e me verso Reflective Citizens di Marina, pur senza che io potessi andare in Serbia, perché per la verità avevo abbastanza lavori internazionali così. Avvenivano nei congressi, e qui ve ne racconto una, immancabili occasioni di elaborazione, indimenticabili soprattutto, ma immancabili perché erano fatti per quello, no? Ma il periodo post-bellico era ormai abbastanza lontano, circa gli anni 90, alla vigilia del 2000, dico io, no? Ma mai e poi mai avrei immaginato che in piccoli gruppi ASGA, allora si chiamavano le plenarie, si dice ancora così, internazionali e nazionali, dopo le sedute a gruppo intero ci sono i gruppi piccoli, giusto? Questo succede ancora, allora le definivano plenarie. Piccoli gruppi di 8-10 persone, e quello che avveniva, non sapevo che sarebbero stati eventi portatori di ricordi, di tracce indelebili, di esperienze assolutamente non dimenticabili, sofferenze così profonde da essere nell'oggi vivide come ancora allora, da parte dei partecipanti. Dopo iniziali timidezze e silenzi, nei piccoli gruppi cominciarono ad emergere degli spezzoni di ricordi, di avvenimenti personali, familiari, sociali, vissuti anche a seguito della guerra che aveva devastato l'Europa. Le alleanze belliche dei paesi di appartenenza dei partecipanti, perché naturalmente partecipavano questi gruppi, partecipanti da tutti i paesi europei e parlavano tutte le lingue, facevano temere che le devastazioni provocate o subite, avvenute nella vita delle famiglie dei presenti, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, fossero materiale troppo esplosivo perché il gruppo potesse contenerle in così breve tempo. Potessero portare a conflittualità, era il timore che potesse avvenire, rinverdendo l'odio, il dolore di allora.
conduttore e co-conduttrice, che temo di essere stata io, ma non me lo ricordo bene, se no ero addirittura conduttrice, aiuto, erano muti. Io ricordo solo che i conduttori di questi, quando succedevano queste cose qui, erano come paralizzanti perché non sapevamo cosa fare. Eppure, inaspettatamente, aiutandosi l'uno con l'altro, con le lingue straniere che ognuno dei partecipanti conosceva, accadeva che chi aveva subito invasioni e lutti li piangesse insieme con chi veniva dal paese che li avesse, che li aveva perpetrati. Elaborazioni di colpe e dolori così intensi non avrei mai potuto concepire avvenissero non in sedute individuali, se non in sedute individuali con secolaristi o in gruppo, o sedute di gruppo terapeutico, ma mai all'inizio, ma mai all'interno di una dimensione gruppale che stava rivelando di possedere una potenza associativa che nessuna teorizzazione aveva immaginato possedesse. Definire esperienziali quei gruppi di allora mi sembra adeguato, ma certamente riduttivo. L'intensità del processo di condivisione raggiungeva a volte aree emotive impensabili nelle teorizzazioni, che certo allora non prevedevano che vincitori e vinti, vittime e colpevoli, avrebbero potuto ricominciare a dialogare proprio dai nostri gruppi. Ricordo, e non solo nei piccoli gruppi, la sofferenza muta dei colleghi tedeschi a causa del rinnovato ricordo del divieto di far uso della loro lingua negli eventi scientifici europei. La lingua tedesca venne citata. La lingua tedesca venne anni più tardi riabilitata e tuttavia l'umiliazione lasciò segni e ritornò nei ricordi dei partecipanti dei gruppi, piccoli e grandi. Ero tentata di non citare la vergogna che mi prendeva allora e il senso di ingiustizia che provavo per il fatto che le alleanze belliche italiane nel conflitto mondiale nessuno mai facesse cenno. Nessuno mai ci desse alcuna colpa o parlasse di danni fatti dagli italiani o di quello che era successo, o in qualche modo una corresponsabilità di alcuni eventi della guerra. La mia famiglia era sfollata vicino a Como, è un inciso che ho messo per spiegare un po' come ho fatto a tollerare un po' questa vergogna. La mia famiglia era sfollata vicino a Como. Dopo i devastanti continui bombardamenti di Milano del 43 da parte degli alleati, e qui la storia, Marina, si ripete sempre. Noi allora bombardammo voi, poi gli alleati bombardarono noi, e così andò il mondo e speriamo che non andrà più in questa direzione per sempre. Ho ricordi, anche se molto piccola, delle persone che i miei genitori nascondevano affinché la notte potessero fuggire dalle persecuzioni oltrepassando il confine con la Svizzera, ma che mi fornivano una parziale, che mi fornivano in quell'occasione parziale decolpevolizzazione, tra virgolette, a livello familiare di questa mia interna vergogna di cui non ho fatto cenno allora perché mi sembrava di assolutamente fuori luogo. Oggi, confermando quello che la letteratura, il cinema e la scienza hanno poi testimoniato, e cioè che la presenza dei genitori bonifica nei bambini il senso di pericolo, rimandandone a tempi di maggiore maturità emotiva, il ricordo e la possibile elaborazione. Questi fatti è. Come invece accade oggi, come spero potranno rivelarci le colleghe di Reflective Citizens, che questo perseguono, la possibilità di dialogo tra nemici nel passato e soprattutto la promozione di una sensibilità civile e sociale. È a questo proposito che ho ripreso il racconto di Reflective Citizens, perché mi pare che per noi italiani sia particolarmente interessante questo, cioè questa promozione della coscienza civile. È interessante per noi tutti condividere un piccolo spazio di tempo per conoscere, oltre ad un saggio della produzione scientifica di Marina, di cui ci ha dato l'esempio che abbiamo ascoltato, anche qualche informazione su Reflective Citizen,
La formazione associativa creata negli anni 2000 insieme con Jelica Sataris, spero di pronunciarla giusta, entrambi psichiatri e psicoterapeuti, avendo entrambi riconosciuto urgente necessità di intervenire sulle comunità locali travagliate da conflitti devastanti. Dal 2000 ad oggi Reflective Citizen si è sviluppata in diversi paesi che a loro volta ne hanno promosso la diffusione attuale. Che è enorme, poi Marina ce lo racconterà magari, perché so che si è sviluppata in molti continenti. Per dirvi cosa sia Reflective Citizen, riprendo il testo presentato ai partecipanti del primo workshop di Reflective Citizens italiano, organizzato nel 2019 a Chieri dalla nostra Alice Mulasso, le cui capacità organizzative abbiamo tutti sperimentato e stiamo sperimentando. Alice non me ne vorrà se riprendo qui il testo di quella presentazione, in quanto particolarmente esaustiva. La cittadinanza riflessiva è uno spazio aperto alle diversità, in cui apprendere ed ascoltare, e dove essere ascoltati, in cui dialogare, passando attraverso sentimenti e stati mentali faticosi, quali la frustrazione, la rabbia, il non comprendere, il sentirsi incompresi, la paura, la vergogna, la colpa, ma anche uno spazio in cui esprimere sentimenti positivi, quali l'apprezzamento, la speranza, l'amore. Anche i conduttori partecipano a tutti gli effetti, sono parte del processo, senza l'illusione di possedere la verità. È uno spazio in cui riflettere insieme sulle tematiche inerenti alla cittadinanza responsabile di fronte a profondi cambiamenti sociali e climatici che avvengono nel presente ed avranno un impatto sul futuro della nostra comunità. Abbiamo la responsabilità come cittadini di pensare il presente per poter costruire insieme il futuro. La cittadinanza riflessiva, come al momento, come i movimenti di base, incoraggia quindi i cittadini a pensare per la loro comunità, ad auto-organizzarsi, senza tuttavia nutrire l'ambizione di diventare un movimento politico. Durante questi eventi è possibile cogliere la multisfaccettatura delle relazioni personali, familiari, regionali, comunitarie, europee. Ne consegue che la valorizzazione della complessità rappresenta uno dei valori centrali. Reflective Citizen non ha la presunzione di giungere insieme a conclusioni omogenee, pur trattandosi di un bisogno umano che, quando emerge, va riconosciuto e contenuto per quanto possibile. Al contrario, uno dei principi fondamentali della cittadinanza riflessiva riguarda la presenza di partecipanti provenienti da ambienti sociali, storici, politici, etnici, religiosi, di età, di genere diversa, professionali, diversità professionali e ideologiche, il più eterogenee possibile. Il dialogo nel gruppo favorisce il pensare insieme e la conseguente rinascita del pensieri nuovi per quella situazione, nascita, non rinascita. E quindi con questo esempio e stimolo di possibile intervento anche nello sviluppo delle relazioni sociali dei nostri strumenti psicoterapeutici, che mi avvio a concludere il benvenuto a tutti voi. Dopo però avervi detto che perseguo nel tempo, da anni, a sperimentare la valenza psicosociale dei nostri strumenti terapeutici e attualmente anche quella, a maggior ragione, di quella di appena un po' sperimentata di Reflective Citizens. Questo dopo la diffusione di Restiamo Umani 2, un'organizzazione nata dall'allarme lanciato da Alessandro Manzoni e da me a seguito dell'odio sociale verso i profughi che solcavano il Mediterraneo nel 2019 e solcano tuttora in cerca di accoglienza. Restiamo Umani 2 è tuttora uno spazio di incontro dove appunto poter
elaborare tra cittadini conflittualità, timori e paure degli italiani che temevano l'invasione dei migranti. Dimensione che infatti è oggi diventata ancora più significativa per la collettività costretta all'isolamento, per la necessità di evitare di riunirsi in gruppi, confinati nella propria abitazione e alla solitudine, perché portatori di contagio l'uno verso l'altro, a causa della pandemia di dimensioni globali causati dal Covid-19. Questo è il gruppo, no? È l'inno al gruppo, a quello che ci unisce tutti, perché gruppisti siamo tutti, in varie teorie, varie teorizzazioni, ma siamo tutti gruppisti. Siamo noi gruppisti, quindi, privilegiati portatori di conoscenze ed esperienze, al momento tacitate, ma sempre assolutamente indispensabili. In un certo senso anche di una responsabilità sociale e politica nel senso etimologico, responsabilità che deriva dalla nostra competenza di gruppo, nelle diverse teorizzazioni, declinazioni, piccoli gruppi, grandi gruppi, gruppi mediani, eccetera. Responsabilità verso la collettività che ho sentito presente in Reflecting Citizens ed è per questo, devo dire, che mi ha fatto così tanto piacere ora conoscere Marina e conoscere meglio ed essere entrata più a conoscenza in profondità. Responsabilità non solo verso coloro di cui ci prendiamo cura individualmente o in gruppo, ma verso l'intera collettività. Ora però voglio ringraziare soprattutto, e questo ti tocca, Alice Mulasso, artefice di eventi, di incontri, di connessioni, che ha offerto a noi italiani nel 2019 a Chieri un incontro di Reflective Citizen italiani. È un secondo incontro che sta organizzando per la primavera. Ha consentito a molti di noi che lo progettavano da tempo, inutilmente purtroppo per il carico di lavoro che abbiamo, di farne finalmente conoscenza ed esperienza. Ha consentito di conoscere la nascita e lo sviluppo della Nazione Europea e lo sviluppo internazionale di Reflective Citizens, gli obiettivi scientifici e gli obiettivi di conciliazione, connessione e sviluppo sociale. Responsabilità politica che le nostre associazioni, con gli straordinari strumenti che possediamo, possono contribuire a garantire. Volevo solo aggiungere che chi fosse interessato un po' di più a sviluppare il concetto di identità europea e un po' di quel tempo che ha cominciato a unirci insieme in quei piccoli racconti che vi ho poi fatto, io ci sono due interi numeri di Psiche del primo e secondo anno del 2006 che ne parlano, raccolta da parte di molti psicoanalisti. E questo è stato abbastanza interessante. Io spero di non aver approfittato troppo e vi ringrazio moltissimo della vostra attenzione. Grazie Giovanna, che anche in una condizione di difficoltà, perché non riuscivi a vederci bene, non so se adesso riesci, no? Però sei riuscita a passare attraverso lo schermo il tuo pensiero. Ho un paio di pensieri rispetto che metto lì e poi vediamo se arrivano delle domande. Al momento non abbiamo prenotazioni, ma io ricordo che potete o prenotarvi o mi stavano dicendo dalla regia che è possibile anche, e io sarei un po' di questa opinione, forse mi sembra più facile, fare in modo che tutti voi partecipanti possiate attivare il microfono indipendentemente dalla regia. E quindi è vero che non vi vediamo, ma la voce la possiamo sentire. A me sta girando un po' due cose dalle vostre relazioni. La prima domanda è chi è Virgilio? No, mi sono proprio chiesta chi è Virgilio che ci accompagna nelle situazioni, no? Ad affrontare, a entrare magari nei rifugi psicosociali, ad affrontare territori interni e collettivi di trauma. E pensavo, mi avete fatto venire tanto in mente un articolo che ho letto quest'estate, e qui andiamo negli Stati Uniti, perché vedo che ci muoviamo tra continenti. Mi sembra fosse scritto, anzi no, mi sembra era scritto dall'attuale presidente dello IGP ed era un articolo scritto negli anni 2000, prima decada, su cosa è significato per lui, e chi è stato Virgilio, condurre un gruppo di
familiari deceduti nel 9-11, quindi settembre 2011, le Torri Gemelle. Perché quel trauma, siccome lui è di New York, riguardava anche lui come conduttore, che quella mattina era lì vicino e dal suo studio aveva visto quanto accadeva e quanto era difficile stare in quei gruppi. E come era stato aiutato, Virgilio era stato una collega che gli aveva offerto, a cui si era rivolto per la supervisione, che viveva in tutt'altro stato degli Stati Uniti, quindi era sì toccata, in quanto tutti siamo stati toccati da quell'evento, no? Non c'è evento traumatico che non tocchi tutta l'umanità, però aveva potuto essergli di aiuto nel lavoro di supervisione, e mi ha fatto pensare a come anche quando Marina portava il suo gruppo passato su Zoom, come anche noi abbiamo passato i nostri gruppi nella stanza Zoom o in un'altra stanza virtuale durante la pandemia, esattamente poco meno di un anno fa, a marzo. E come è stato importante, io penso al centro clinico dove lavoro a Torino, Arcipelago, avere il formare dei gruppi di terapeuti e supervisore che sostenessero i gruppi, dei gruppi online che sostenevano i gruppi online. E quindi quello è stato il nostro Virgilio. E quindi mi stavo proprio interrogando su questa, non so se possiamo anche condividere un po' chi può essere Virgilio in queste situazioni. E il gruppo che di cui parlava Giovanna mi ha fatto, dove si era muti, e per tanti anni si è stati muti, non si poteva parlare tedesco, e poi si è potuto piangere insieme, mi ha fatto pensare a tutte le esperienze di gruppi nazionali e internazionali dove ci si scambia veramente la pelle, e anche se non si è vissuta la stessa situazione, ma quel trauma, quell'episodio, quell'evento diventa potenzialmente il tuo, ma è umanamente il tuo. E allora volevo portare un ricordo, poi mi taccio, della Reflecting Citizens in Kosovo, quando veramente, non è stata quella, sì, quella in Kosovo, che è stata, ci siamo ritrovati in un paese impronunciabile per me, in cima a una montagna. Abbiamo fatto una Reflective Citizens, un gruppo proprio lì con delle persone locali che si sono unite a noi viaggiatori, e in quella situazione sono venute fuori dei ricordi della guerra di 18 anni prima, perché, no? Quindi degli anni 2000 in Kosovo, 99-2000, e c'erano delle persone che tornavano per la prima volta nella loro città, nella città dove erano nati e vissuti fino a quegli anni, e da cui da un giorno all'altro erano dovuti scappare, no? Ed è stato molto forte, e devo dire che sono poi queste situazioni che danno anche la forza poi di progettare interventi di comunità anche nel proprio paese, perché è come se, come diceva Padre Maré, si vive quello che diceva Padre Maré, no? Che si vive la coinonia, si vive proprio la potenza del dialogo e del vedere, nel percepire nell'altro la reciproca umanità, e indipendentemente dalle differenze. E quindi questi sono ricordi e pensieri che metto lì. Mi è arrivata una domanda, una domanda da Irena Strazza, a cui chiederei, Irena, che è una nostra collega e che ha partecipato anche a dei workshop dove ci siamo conosciute a Belgrado, Irena, puoi attivare la tua voce, porre la tua domanda, la tua riflessione? Okay, attivato, grazie. Ti sentiamo, eccoti. Salve, grazie. Ciao. Alice, grazie Marina. Ciao, grazie. Allora, io l'avevo scritta la domanda in inglese perché mi veniva più facile, ma era per Marina. Perché mentre lei faceva la sua relazione, ho avuto tipo una relazione un po' di rabbia, un po' per il modo, non so, perché delle parole tipo terroristi albanesi, oppure, non so, certe parole mi sono arrivate un po' forte, sapendo un po' la storia del Kosovo, come anche hai menzionato un po' tu, Alice, il trauma che hanno vissuto, e che so che anche i serbi hanno sofferto tantissimo, ma comunque sono molto sensibile al dolore
miei coalbanesi, cioè del popolo che è albanese, infine. Comunque, la mia domanda era, mentre si tratta, si parla del trauma con i vostri cittadini serbi, nei vostri gruppi, specialmente cioè, quelli riguardanti alla guerra, mi domandavo se ci fossero riflessioni riguardanti l'altra parte della storia, il trauma dei albanesi che hanno sofferto più di loro o come loro, diciamo, per non farlo un discorso politico, no? Che sono state causate dai serbi verso loro. E mi stavo chiedendo se ci sono questi gruppi misti, come si fanno in Palestina e Israele, ci sono dei gruppi che sono molto difficili, ma funzionano per dare un po' di sollievo al trauma comune, per trovare un po' di pace, no? Un po' di comunicazione tra i popoli che magari sono stati in guerra per tanto a lungo. E mi chiedevo se c'è qualche esperienza simile in Serbia, se magari si vede qualche, non lo so, un processo di trasformazione del trauma verso un po' di pace spirituale, psichica, diciamo, no? Non so se Marina riesce a leggere la domanda in inglese, magari io. Gliela stanno traducendo, Irena. Ok, la nostra Paola, la nostra collega, gliela sta traducendo mentre tu parli, quindi... Scusate l'emotività, però è un tema un po'... Grazie, Irena. Ok, grazie a voi. Yes, to let me know when yes I can. Ok. Well, hi, Irena. I'm glad you are here. Of course, I went also to this Israel-Palestinian-German Nazareth group relations conference many times. I am learning from that, and I was also on staff of that conference. And of course, with a wish to do reconciliation kind of conferences of this kind, and not only with Albanians, but also with the other ethnic groups who suffered in during the Yugoslav wars. One of these projects was called the Funeral of Yugoslavia. And particularly for conflicts between Albanians and Serbs in Kosovo. Alicia knows this group in Mitrovica who are doing the Reflective Citizens, and we talked with them, and they have this plan, and but they told me that they have this wish, but it's still difficult, it's still sensitive. When, for example, your colleague Armira and two other colleagues were in the conference, Reflective Citizens Conference in Belgrade, this was a very different situation than when people in Kosovo do it. We had wonderful conversations, very important, thinking together. So that's where we are now. So we do have plans, but people in Kosovo told me that they still feel it difficult. Shall I translate? Yeah, I'm sorry, Paola. No, it's okay. It's long. No, okay. Comunque Marina ci stava dicendo che lei ha partecipato più volte a questi incontri che vengono fatti anche tra israeliani e palestinesi nel tentativo di trovare una forma di riconciliazione tra popolazioni che entrambe hanno avuto enormi sofferenze. E si è tentato anche in Serbia di attuare dei gruppi di riconciliazione e sono stati fatti i tentativi, però al momento in Kosovo questo tipo di percorso risulta ancora difficile. Marina citava un'esperienza con due colleghe della dottoressa che è appena intervenuta, la dottoressa Straza,
diciamo, degli incontri che si sono verificati a Belgrado e che hanno dato anche dei buoni risultati, mentre sottolineava la difficoltà a poter fare qualcosa di simile nel Kosovo. Al momento risulta ancora difficile, però ci si sta pensando e ci si sta provando. Pensavo che Irena ci hai proprio portato immediatamente nella complessità della situazione, di come sia importante cogliere veramente la complessità e tutti i volti di queste situazioni, perché non c'è nessuno che se ne può chiamare fuori, no? E quindi giustamente ci ricordavi la parte della, no, della tua appartenenza. E quindi c'è come se ci avessi portato proprio nella situazione, no? Come se quasi fosse attivato anche uno squarcio di quello che può accadere in questi gruppi nella comunità, no? Io darei la parola adesso al dottor Bruno Chipi. Pronto, mi sentite? Adesso sì, Bruno. Fantastico. Eccoci. Sei atterrato. Parla. Adesso mi sono dimenticato quello che volevo chiedere. No, scherzo, scherzo. Mi dispiace che tornerò in una dimensione un po' meno internazionale, però sono rimasto colpito da qualche cosa che ha detto Marina rispetto al buio che il trauma produce. No, Bruno, scusa, ti ricordo solo di parlare lentamente, così Sì. Benissimo. parla riesci a tradurre più agevolmente. Allora dicevo che tornerò un po' in una dimensione meno internazionale e volevo condividere una riflessione che mi è venuta in mente quando ho sentito Marina, spero di aver ben compreso le sue parole, quando si riferiva al buio che il trauma produce. E questo è comprensibile. È un oscuramento totale. Mi è venuto in mente poi mi sembra che sia ebraico, una specie di piccola storia che basta un piccolo fiammifero per illuminare la notte, però Marina diceva che è molto difficile portare uno spiraglio di luce nel buio che il trauma produce, e diceva anche che concorrono prudenti occorre che ci sia una processualità ben contenuta, ben controllata. Adesso non ricordo bene le parole. Non riesco a capire questo. Non so che cosa vuol dire. Quando un raggio di luce arriva, anche sottile, sottile, occorre essere prudenti. Forse come professionisti, anche come esseri umani, insomma, nei confronti di chi il trauma ha oscurato. Perché? Hi Bruno. Hai? Marina. Well, you are coming to the most complex part of these processes, and this is really very important point. La domanda che lei ha fatto ci porta al centro di questo, diciamo, della nostra discussione. È veramente un punto molto importante. I don't know if you are familiar with the theme of negative therapeutic reaction in psychoanalysis, or in psychotherapy, any psychotherapy can be, that paradoxically, when there is something very positive happening in the process, and you don't know from where came now a totally negative period, either symptoms, depression, even suicides. Penso che senz'altro lei sia conosca quando diciamo sia ben conosciuto il concetto di reazione terapeutica negativa, e Certo. accade quando durante una terapia tutto apparentemente sta andando veramente molto bene e poi improvvisamente ci sono delle reazioni totalmente negative, ricompaiono dei sintomi, alle volte addirittura si arriva al suicidio. It is connected to the backlash when you push the destructive part
either of a person or of a group or a society, you manage to push it away, then it comes back with a very... È come un effetto di ritorno che vediamo che accadere quando per un certo senso le parti distruttive della persona o del gruppo sono state come allontanate, poi improvvisamente si ripresentano. So that's when we say to our clients or communities that these processes have to go up and down, and we have to endure many of these up and downs. E proprio per questo motivo diciamo ai pazienti o ai gruppi che il processo è sempre un processo che ha degli alti e bassi e che nel corso del processo bisogna essere pronti a resistere a questo andamento che è appunto ad alti e bassi. I think many suicides happen just when it becomes better, but not enough. It's still not enough. The client is not in a good state enough. Purtroppo, certi episodi di suicidio accadono proprio nel momento in cui sembra che il processo vada meglio, ma questo meglio non è un meglio sufficiente, non è ancora un livello sufficiente per poter evitare questo genere di eventi. I assume you had this in your practice. Penso che anche a lei sia capitato di vedere questo genere di difficoltà nello svolgimento della pratica clinica. Of course, when we work with difficult patients, with borderline, it is much more. We often say our society is like a difficult patient. Naturalmente questi episodi li vediamo di più, soprattutto con pazienti difficili, con pazienti borderline. Noi diciamo anche alle volte che la nostra società è un paziente difficile, è comunque difficile. So how to be careful is really a complex thing. I can say that groups we last for long enough, they become very sensitive to have intuition if a member can be in this kind of danger. E quindi come prestare attenzione a questo genere di problemi è certamente una questione molto complessa. Vorrei dire che i gruppi che durano per un periodo sufficientemente lungo diventano poi veramente molto sensibili a questo genere di problema, sviluppano una sensibilità specifica nei confronti di membri che potrebbero andare incontro a situazioni come quelle che abbiamo appena descritto. Or one example just came to mind from a society level, that we had this anti-communist revolution in 2000 when Milosevic fell down. Then we had the democratic leadership who took power. Will you translate? Yes. Le vorrei fare un esempio che mi è venuto in mente in questo momento, riferito alla società. Noi abbiamo avuto nella nostra nazione la cosiddetta rivoluzione anticomunista nel 2000 con la cacciata di Milosevic e con, diciamo con l'ingresso al potere di forze democratiche. And this leader, one of the major leaders, Dr. Gingich, was the prime minister, and we were, most of us were really happy with this positive change in the society. And then we can call it a sort of mafia from wherever it came, but he was killed. He was killed. Assassination happened of the major positive figure in 2003. E quindi this kind of phenomena. Dopo l'ingresso al potere di queste forze democratiche, il leader più importante, il nostro primo ministro, era Gingich. E poi cosa è successo? Nel 2003 è stato assassinato lui che era il principale esponente di forze democratiche, forze positive.
So there are many examples. Ci sono molti esempi in questo senso. But what I really like in Reflective Citizens, and I was so happy that you, Giovanna, referred to this work, it's really a very special place where we do this in a, with a lot of instruments. It's really very interesting how this disentanglement of this kind of processes happen in Reflective Citizens. Però sono contenta che Giovanna abbia fatto riferimento alla cittadinanza riflessiva, a questi gruppi che per me hanno un grandissimo valore. Sono veramente un'occasione molto speciale dove possono anche essere utilizzati strumenti molto efficaci e dove abbiamo questo, diciamo, incontro di aspetti diversi e si cerca di in qualche modo mettere assieme queste parti che in qualche modo entrano in dialogo. So this is the point with these negative social psychic retreats, that they have this really dangerous object. It can be a group, of course, or a person, but and they are hiding. So this is this special point that they stay on the entrance and don't allow the positive tendencies to become free. You know, we, for example, make a good contact with a person or a group, and we are happy, we have good contact, but we don't see it often the destructive object, which we need to be careful with this head of mafia, or they, of course, have very different faces. Infatti, questo è l'aspetto a cui facevo riferimento anche prima, dei rifugi psicosociali negativi. Si tratta di oggetti pericolosi che possono riguardare singole persone o interi gruppi che in pratica non consentono che gli aspetti positivi entrino all'interno della persona o dei gruppi e il problema è che alle volte non riusciamo nemmeno a riconoscere le parti distruttive. Abbiamo adesso anche una... Non so, Bruno, volevi ancora dire qualcosa? No, no, ma 3 secondi, grazie. E comunque transiti delicati, ma indispensabili per ottenere una reale emancipazione, credo. Sì. Grazie. Grazie, Bruno. Grazie a te. Diamo la parola a Francesca Bascialla. Francesca sta arrivando, è in transito, a proposito di here again, Marina, to listen to the next question. Grazie a tutti, è piacere di conoscere tutti i colleghi italiani, per me sono tutti. Sono molto contenta di aver sentito la presentazione di Marina e l'intervento di Angela, perché mi hanno dato l'occasione di riferirmi alla cittadinanza riflessiva che io ho iniziato con l'aiuto di Marina, Alice e altri colleghi in Grecia, perché vivo in Grecia a Salonicco. Per cui quello che Giovanna ha riferito, come quando andava a tutti i congressi e c'era una specie di continuità da un congresso all'altro, dei temi e delle relazioni che si sviluppavano tra i colleghi, la stessa cosa in un certo senso è quello che io ho in mente, che si può sviluppare con il Reflective Citizens. Quando c'è un trauma, e qui dove vivo io vivo in una città vicino a Salonicco, attaccata a Salonicco, dove ci sono almeno da 100 anni flussi di immigrazione o anche di profughi. Greci o non greci, gli ultimi sono i siriani che sono arrivati. E è come se fosse palpabile il bisogno, specialmente durante questo periodo con il corona, il bisogno di fare qualcosa per il trauma che è stato subito, che è un trauma che sta a quello del corona, si sovrappone al precedente, quello delle migrazioni,
e colonizza tutto il sistema sociale. Per cui la cittadinanza riflessiva, in un certo senso, è un nuovo spazio che si apre in cui si possono costruire una nuova rete di comunicazione e ogni cittadino poi può svilupparla con altri, creando altre piccole reti e così via per tutta la città. Per cui devo veramente ringraziare tanto Marina e Alice per avermi messo in questo mondo della città riflessiva. Questo volevo dire. Grazie. Thank you, Francesca. So nice to have you here. I'm glad you are here. It's very important that you started this and in Thessaloniki. Really important. I want to just to say to Giovanna how important was your presentation for me. And you know, I was on many ATCA workshops in Berlin, in Budapest, and so on. And when we give presentations on reflective citizens and in the training, in the proper training for conveners, we always mention and talk about ATCA. Always. For me personally, this was illuminating, and I know that it is in me. This experience I got there is part of building Reflective Citizens Project. So it was really this experience. Thank you for all your impressive presentation. I was felt so connected to that. Marina ha ringraziato Francesca per la sua presenza, per le sue parole e poi ha ringraziato anche Giovanna, ricordando Marina che lei stessa ha partecipato a vari workshop EATCA a Berlino, a Budapest durante il suo training e che anche per Marina questa è un'esperienza estremamente significativa che porta dentro di sé e che sicuramente ha avuto un ruolo molto importante poi nello sviluppo del progetto per la cittadinanza riflessiva. Grazie ancora Giovanna per il tuo contributo. Chiedevo se c'erano altre partecipanti che avevano piacere di approfittare di questi minuti che ancora abbiamo per entrare in dialogo con Marina e con Giovanna e con coloro che finora hanno portato i loro pensieri, le loro domande, le loro riflessioni. Una domanda del dottor Colicicchio, le ho attivato il microfono. Buonasera, dobbevecer. Volevo chiedere un'opinione rispetto al ruolo del rifugio psichico negativo, soprattutto nella sua fase negativa, rispetto ai fenomeni di trauma scelto, per cui tutte quelle ricostruzioni che vengono utilizzate anche per organizzare dei movimenti politici. Penso ad esempio quando si parlava del Kosovo, il trauma scelto era addirittura preso dalla battaglia del Kosovo Polje, ma anche tutta la costruzione della negatività dell'esperienza migratoria rispetto a una presunta invasione. E quindi volevo sapere come questo è stato vissuto nell'esperienza della dottoressa. Grazie mille. Alla Liepa. Yes, I'm familiar with the work of Amik Volkan. Actually, he came to one of my first presentations in Norway. And since then we had a lot of talks. It's very connected. Certo. It's a huge theory of that. There are people once in Israel. Once was in Israel, and one was in Athens conference. He was talking, and few of us were disagreed with the term chosen trauma. Marina, let Paola translate. And yeah. Okay.
Marina diceva che il concetto di trauma scelto è un concetto che conosce molto bene e Volkan partecipò a una presentazione di Marina in Norvegia e successivamente hanno mantenuto i contatti e Marina stava ricordando anche delle esperienze in Israele e ad Atene e dove ci si era confrontati soprattutto con questo concetto. Please, Marina. It's about chosen trauma means the unconscious choice. It's connected to what many of us know as transgenerational repetition of patterns of trauma through families and societies, and how it happens that we repeat the same patterns, whether in through our personal experience or families or societies, is of course very important, and it is connected. I agree, but I don't like so much this word, chosen trauma. Why the repetition of the day of Kosovo battle in 1389, the Kosovo battle in the 14th century, is certainly an example of repetition of patterns. Many, many important events in Serbian history happened on the same day. Some were very good, some were extremely bad, like the and it is true that Milosevic used this aspect in the social unconscious when he gave his speech in Kosovo field. It was on the same day, using this aspect in people to make a massification, like Popper says, massification. It's very sensitive what many people here are angry to Volkan's use of this example for his theory in the chosen trauma. Because there is a lot of truth, and then also pieces which are not truth. And then this is very, very heavy for us. Marina ci stava dicendo che sicuramente il trauma scelto, il concetto di trauma scelto è connesso al concetto di ripetizione transgenerazionale di determinati eventi o di trauma che può avvenire sia a livello familiare che a livello della società. E c'è sicuramente un collegamento anche con i rifugi psicosociali negativi, però Marina non ama molto il concetto. E sì, è vero, la ripetizione della battaglia del Kosovo del XIV secolo, la ripetizione di determinati eventi nello stesso giorno, comunque in momenti analoghi, è accaduto spesso nella storia della Serbia ed ha riguardato sia degli eventi positivi come anche degli eventi negativi. Milosevic certamente ha usato questo aspetto dell'inconscio sociale anche per quanto riguarda gli eventi che hanno riguardato il Kosovo. E sono, diciamo, e questo tipo di procedimento ha a che fare con il concetto di massificazione. Però in generale molte persone in Serbia provano un certo risentimento nei confronti di Volkan, perché è vero che nel suo concetto ci sono molti aspetti di verità, ma ci sono anche degli aspetti che invece non lo sono, e quindi c'è questo, diciamo, sentimento di non totale adesione al concetto in sé, che viene considerato un concetto contraddittorio o comunque sì, non del tutto accettabile. I think the huge issue is how we identify with trauma sequels and with actually also bad objects. This is the point in our work, either as clinicians or psychosocial workers, that we help people and communities to detach
from the destructive object. Our work is in opposite to some of the politicians who misuse, abuse this, you abuse trauma and destructive objects for their political, could give many examples how politicians misused trauma in our society. And this is the point of this work, that we, it's not a bad person who is traumatized, but often thinks he is bad or she. E la domanda che poneva Marina adesso è anche come ci si identifichi con le sequele del trauma e con gli oggetti negativi, cattivi, perché noi, in quanto psicoterapeuti o diciamo operatori del sociale, dobbiamo cercare di aiutare le persone, le comunità a staccarsi dagli oggetti distruttivi, e noi questo lo facciamo andando, cercando di contrastare quello che invece fanno certi politici, che fanno un uso, un abuso, diciamo, abusano di delle, usano malamente il significato del trauma nella società, ed avrei molti molti esempi da portarvi di come i politici utilizzino gli oggetti distruttivi. Hopper's work, Earl Hopper's work on the fourth basic assumption of massification, fragmentation, that under trauma, the group gets into incohesion, into this massification and aggregation, it is losing reflection space. That is a special value of reflective citizens and good groups and so on, that we create a reflective space. And in the aggregation massification, we lose our minds, and then the wave of stupid wars and so on take us all in. I think we need reflective spaces much more than we have. Vorrei fare riferimento al concetto di Hopper e riguardante l'incoesione, l'aggregazione e la massificazione. È molto pericoloso perdere gli spazi di riflessione. Per questo motivo la cittadinanza riflessiva opera appunto allo scopo di ricreare degli spazi di riflessione, in modo che le persone non perdano le proprie menti, ma al contrario diano alle proprie menti la possibilità di incontrare altre menti, di confrontarsi, di pensare, di riflettere. E io penso, dice Marina, che ce ne sia un estremo bisogno, che la cittadinanza riflessiva dovrebbe poter diffondersi sempre di più, proprio per creare questi spazi di riflessione. And that's the point with the chosen trauma. If we are in a reflective space, we will not choose to keep on a trauma. When we say chosen trauma, it contains this idea that we want to go on, but this is unconscious. This is an unconscious repetition. That's why I'm among people who don't like this word. E qui proprio mi ricollego a quanto abbiamo detto prima rispetto al trauma scelto. Se noi riusciamo a garantire e a mantenere uno spazio di riflessione, il trauma non sarà scelto. Oltretutto, io non sono d'accordo con questa definizione, perché non è che noi vogliamo continuare a portare avanti il trauma, perché sappiamo benissimo che questi passaggi sono inconsci. Quindi se noi lasciamo degli spazi di riflessione, possiamo presumibilmente interrompere questa transgenerazionalità del trauma. Stanno arrivando molte richieste di domande o interventi, quindi possiamo anche magari provare cominciamo a dare la parola al dottor Biondi e poi magari possiamo raccogliere un paio di domande insieme, o due o tre, ecco, due o tre interventi, perché ne abbiamo una piccola lista. Sì, sono Francesco Biondi. Sì. Buonasera, prego. Salve, si ricordi solo di parlare lentamente. Lentamente, ok. Grazie. Lento. Sì, ho scritto una domanda anch'io che va più su un livello così meno internazionale. Io chiedevo alla dottoressa come tratta, come osserva e che peso dà agli aspetti corporei
agli aspetti corporei che emergono, diciamo, che in qualche modo ci segnalano l'emergere delle memorie traumatiche, no? Che sappiamo essere importanti come, diciamo, una specie di contenitore, come memoria, ecco, del trauma. Non sapere come le gestisce, come, che attenzione le dà e appunto come le tratta. Ok? Well, I am a physician. As a physician, I take a human being as integral, a body and the mind and the soul, and I don't work particularly with body therapy. But I appreciate it, and a lot of trauma goes into somatization, into non-mentalized areas, into illnesses, psychosomatics. It's a huge area. How to do you have a particular work with body? I think it's always there. The body is always there. Our immunohormone system, endocrine, is all connected. Neuroimmunoendocrine system, it's under attack in any trauma. We never know where it will make a damage. Even now in pandemics, trauma, we still don't know if the neurological and the psychological problems are organic or psychological. We have to see the post-COVID syndrome. I'm not sure if I understood totally your question, Francesca. Per rispondere alla domanda che era stata fatta, e Marina diceva, naturalmente io sono medico e quindi prendo in considerazione ciascun essere umano in modo integrale, tenendo presente il corpo, la mente, l'anima. Non ho un'esperienza particolarmente diciamo approfondita per quanto riguarda la terapia corporea. Naturalmente sappiamo bene che tanti aspetti del trauma poi si trasformano in somatizzazione. Perché ci sono naturalmente anche aspetti non mentalizzati dell'esperienza traumatica. Certamente tutto quello che riguarda il sistema immunitario, il sistema, diciamo, il sistema endocrino, neurologico, l'aspetto anche ormonale, tutti questi aspetti sono tra loro collegati anche quello che sta avvenendo attualmente per quanto riguarda la pandemia e le sequele poi del Covid stesso, tutti questi aspetti che i medici stanno cercando di curare attualmente, ancora non si è capito con esattezza se siano problemi legati al virus in sé o se ci sia anche una componente psicologica che porta a queste sequele di malattia. E chiedeva anche Marina se lei, dottor Biondi, avesse delle esperienze specifiche proprio per quanto riguarda l'aspetto corporeo, relativo alla domanda stessa che lei aveva posto degli aspetti corporei nelle memorie traumatiche. We see you, Francesco, now. Hi. For example, MDR therapy, I have close colleagues and I appreciate very much. I think it does have a place in treatment of trauma. Mi è venuto in mente anche la terapia MDR, ho dei colleghi che la praticano e credo che certamente abbia un suo valore quando parliamo di terapia per dare sollievo a persone che hanno subito dei traumi. Ok, grazie. No, la mia domanda era, non ho particolare esperienza di terapia corporea, ma la mia domanda è collegata a una curiosità che ho, perché sto accorgendomi sempre di più che molti
certi aspetti appunto non sono mentalizzati e quindi poco accessibili, no? Diciamo alla verbalizzazione. Quindi mi chiedevo, mi immagino che nel gruppo appunto probabilmente comunque accadono delle cose sul versante corporeo, no? Specialmente mi riferisco a traumi così, a situazioni collegate a traumi di guerra che sono molto molto intense, insomma, possono, lasciano delle tracce, ecco. Anche l'episodio che ha raccontato la dottoressa, ecco, quello del bombardamento mi fa pensare a una cosa molto pesante. The reason why Dr. Biondi asked this special question is because even though he hasn't got a deep knowledge or special experiences concerning body aspects, he was also thinking about what you just said, Marina, concerning non-mentalized area. And since you specially mentioned very heavy trauma episodes, such as the one of the bombing of your town, he was wondering how these specific aspects might, how and if these aspects might find expression through the body also in groups, because we are talking of very heavy trauma experiences, very heavy trauma situations. Volevo dire che abbiamo ancora, che sono le 8, ma noi abbiamo ancora un quarto d'ora, che era il quarto d'ora delle conclusioni, ma siccome insomma, abbiamo conclusioni, pensavo che durino un quarto d'ora, forse ci possiamo avviare verso la conclusione dando ancora spazio alle 4 persone prenotate. E allora mi chiedevo, no, se era possibile, Paola, connetterti su WhatsApp con Marina, così magari diamo loro la parola consecutivamente, raccogliamo ancora in questo quarto d'ora questi 4 interventi, sentiamo Marina e Giovanna che se hanno delle risposte da dare loro, delle riflessioni, entrare un po' in dialogo e poi chiudiamo. E il dottor Leonardo Speri, l'ho trovato? Penso di sì, eccomi qua. Sì, beh, con noi, ciao. Intanto ciao e grazie veramente a tutti. Ma, la domanda andrebbe argomentata con un racconto che magari domani si potrà fare, però mi chiedevo se in fondo riuscire a costruire il gruppo di cittadini riflessivi non permette di riscattarsi e creare una nuova appartenenza rispetto alle appartenenze identitarie originarie che abbiamo visto agire anche oggi, insomma, no? E questo parla più perché, hai ragione, dimenticavo la traduzione, ok? Mi chiedevo se riuscire già di per sé a costruire il gruppo non costruisce una nuova appartenenza che permette di relativizzare, distanziarsi dalle appartenenze etniche, di stato, di nazione, che abbiamo visto appunto anche oggi essere ancora vive, no? E importanti. La domanda era quanto nella loro esperienza, Marina ma anche Giovanna, potevano far pensare all'idea di una pluriappartenenza, sì, un'appartenenza nazionale, ma esistono anche altre appartenenze ai quali richiamarsi quando si costruisce un gruppo di questo tipo. Ma solo questo, ma poi c'è un'esperienza da raccontare, ma magari domani. Yes, thank you, Giovanni. Was it Giovanni? No. Leonardo. 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 Ah, Leonardo Speri. Thank you. Yes, this is a wonderful area. Because I think, first of all, reflective citizens are local in some villages, towns, countries, but also international. We have Alice and me and Francesca, and I think 26 of us started an international branch of reflective citizens during the pandemics. But the belonging is, so I like this aspect, you know, when we are on ground in a garden or somewhere, somebody comes a little bit and can go out. It's different than the boundaries of regular groups. You can, some people come and stay for half an hour. That's how we work, you know. It's the boundaries are
a little bit more open than regular groups. You have to register, but you can also go earlier. So you can find the dose for you of belonging and then come again or not come again. There are no obligations. You can, even as an organizer, you can do once and never again. So it's a lot of freedom is there of exercising belonging. And many people really started from citizens and then asked for going to some regular group analytic group. This also happens. Sicuramente questa che è stata adesso, a cui si è fatto adesso cenno, è un'area molto bella, meravigliosa, la definisce Marina. Penso che dobbiamo pensare che le esperienze di cittadinanza riflessiva vengono fatte a livello locale ma anche a livello internazionale. Infatti io, Alice ed altre colleghe abbiamo proprio dato vita anche a questi scambi internazionali anche durante la pandemia, e questo aspetto dell'appartenenza certamente attraverso la cittadinanza riflessiva può essere sostenuto e favorito. Questi incontri di cittadinanza riflessiva si possono anche svolgere in un giardino, in un cortile, e sono un po' diversi rispetto agli incontri, ai tradizionali incontri di gruppi, perché nella cittadinanza riflessiva, diciamo, i confini sono maggiormente aperti. È vero che uno si deve iscrivere per partecipare, però può anche lasciare il gruppo prima del tempo, può decidere di tornare oppure di non tornare più. Non ci sono obblighi in questo senso. Anche per gli organizzatori valgono queste regole, e abbiamo visto che questo consente alle persone di sperimentarsi nel senso di appartenenza. Abbiamo altresì visto che la possibilità di sperimentarsi in questo modo dà poi anche la possibilità alle persone di decidere magari di entrare in un gruppo vero e proprio. So exploring various aspects of identity is part of reflective citizens. It happens. And like in EATCA workshops, it happens also there. But the difference with EATCA and some other workshops, which are wonderful, but are often for colleagues. This is the idea to do with people outside of our profession. Like, let's stay human. I think these are citizens. E infatti è proprio uno dei, diciamo, degli scopi principali della cittadinanza riflessiva, esplorare gli aspetti dell'identità, e questo, diciamo, questo nostro modo di procedere è simile a quello delle ATCA, e cioè abbiamo il desiderio e la volontà di aprire questi incontri non soltanto ai colleghi ma anche a persone che siano al di fuori della nostra professione, per esercitarsi in questi aspetti di appartenenza e di identità. Dunque, io credo che abbiamo un domani, come diceva Giovanna nel suo intervento, e oggi dobbiamo chiudere, perché siamo quasi alle 8:15, e è stato un pomeriggio, un evento molto ricco, e domani continueremo. Quindi mi preme intanto ringraziarvi tutti veramente di cuore per la vostra partecipazione, e anche per poco a poco per aver trovato una voce in questa situazione un po' difficile, perché non ci si vede.